Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo 941 e la Maullo SRC Trasporti torna sul canale per completare il nostro obiettivo, signore, ovvero quello di arrivare al Nord Europa più possibile esistente in questo gioco, signori. Allora, prima di partire col video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di lasciare, vabbè, vi ricordo il cacchio, vi ricordo, nel senso... Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, link in descrizione, e soprattutto perché con le stories vi aggiorno su quando faccio le live, sia su questa piattaforma che sull'altra. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e partiamo con il video. Ok, mi ero un attimino impappinato, però abbiamo recuperato il sul limite. Allora, signori, noi siamo arrivati a Dortmund l'ultima volta. Siamo andati a salutare Haaland e Reus e siamo andati a vedere una bella partita, il derby Bayern di Monaco-Dortmund. Veramente Dortmund-Bayern di Monaco, però dettagli. Noi dobbiamo continuare a salire per cercare di raggiungere, lo ripeto in ogni video, il nostro obiettivo è Bergen, signori. C'è mai stato nessuno a Bergen? Siamo proprio altissimi. Allora, per continuare a salire noi possiamo andare a Hannover. Ok, che facciamo questa curva rapida a destra e poi giriamo a sinistra. Oppure Bremen, che saliamo molto, 245 km, 228. Forse Bremen conviene, anche se ci danno meno soldi, meno soldi. Oppure Francoforte scendiamo, Francoforte scendiamo, Francoforte scendiamo. Niente, poi scendiamo troppo, poi andiamo, torniamo giù. Signori, Hannover o Bremen... Allora, siamo con un Renault o con un Iveco? Qua portiamo un'escavatrice, qua portiamo bevande. Ma quasi quasi, signori, mi porto le bevande e così ci facciamo anche una bella bevuta durante il viaggio e siamo tutti belli, tranquilli e carini. Signori, andiamo, 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 partiamo. Ok, signori, siamo sul nostro bellissimo Renault. Forse non l'abbiamo mai guidato un Renault. Bello, spazioso, ben fatto. Vediamo qui di fuori. Carino, carino, tutto chiuso all'interno. Va bene, ok, partiamo e non perdiamo tempo. Accendi sto coso, ok. Accendiamo il coso, mettiamo le luci così già siamo belli visibili. No, questi sono gli abbaglianti. No, ma sono e queste luci, sì, ok. Ok, partiamo senza indugio, signori. Belli tranquilli. Abbiamo un obiettivo da fare. Qui già ci sono le macchine. Bravo, rispettiamo le regole, signori. Rispettiamo le regole perché in strada non si scherza. Andiamo avanti. Questo di là ci sta nessuno, no. Quindi possiamo iniziare a girare. Non girare troppo, sennò ci pigliamo... tutti i guardrail davanti e sfasciamo il camion ancora prima di iniziare. Ok, c'è un semaforo rosso ma ce ne sbattiamo altamente, signori. No, no, c'è una macchina, c'è una Mini Cooper rossa. Perché ricordavo che i semafori non mi davano la multa? Invece i semafori mi danno la multa. Perfetto, ottimo inizio, signori. Già 200 euro in meno. Continuiamo la nostra avventura, signori. Continuiamo la nostra avventura. Non ci fermeranno queste piccole... Guardate che carino quello specchio. Non l'avevo mai visto lo specchio messo lì sopra. Quello che ti fa vedere proprio davanti il camion. Per vedere... Questa è una figata paurosa, signori. Ma lo voglio pure nella mia macchina. Uno specchietto così che mi fa vedere fin quando posso andare avanti. C'è anche la Fiat Tipo. Non sapevo ci fosse la Fiat Tipo. Fiat Tipo e Mini Cooper gialla. Carine, carine. Ok, siamo a 244 chilometri. 3 ore e 50 secondo il videogioco, che durerà veramente tanto nella realtà il viaggio che dovremmo fare, ma se no durerà, per voi che state guardando questo video, se no durerà 12 minuti questo viaggio. Questo mi sta superando. Oh, zio, ma sto coso è ammurrato, signori. Ma è lentissimo sto camion Renault, ma che cosa ho preso? Mamma mia. Siamo ancora... È da mezz'ora che sto spingendo sull'acceleratore e siamo ancora a 70 km orari. Mamma mia. E quanto pesano queste bevande che stiamo a portare? Troppo, 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 troppo. Comunque, siamo a 236 km. La strada si è aperta davanti a noi. Non siamo ancora in autostrada. Non penso che sia l'autostrada questa. Sarà una superstrada questa. Penso di sì. Penso di sì, penso di sì. Comunque, non perdiamo chiacchiere, non dobbiamo subito girare a destra per andare verso Hannover, dove fanno gli aspirapolveri, le Hannover. Va bene, basta. E signori, ci vediamo appena... Ma non ce l'avevamo davanti la Mini Cooper gialla? C'ho le traveggole. Non ce l'avevamo davanti la Mini Cooper gialla? Boh, ci superano, siamo circondati da Mini Cooper gialle, va bene. Riusciamo a fare la curva così sportiveggiante, devo frenare per forza. Sportiveggiante, bello così. Riusciamo a entrare subito veloce, leva la freccia, c'è qualcuno? No,
C'era un cartello, non ho visto che c'era scritto. Dettagli. Noi andiamo avanti per la nostra strada, signori. Sempre dritto, dritti alla meta e conquista la preda, signori. Aggiornamento tattico dal viaggiatore e del comandante. Siamo a 180 km dalla nostra meta di destinazione. Viaggiamo a una velocità di 89 km orari. Siamo oltre il limite di velocità di 90-80, ma ce ne sbattiamo altamente, signori. Questo camion va più lento. Secondo me, se me la facevo a piedi, arrivavo prima praticamente. Però vabbè, gliele portavo uno a uno, facevo prima. Cioè, è lentissimo su questo coso. Nuovo aggiornamento dal comandante. Il tracciato, il nostro percorso continua a 89 km orari. Siamo a 157 km dall'arrivo, che arriveremo per un arrivo previsto tra 2 ore e 26 minuti. Spero che il viaggio sia confortevole, spero che le bevande stiano arrivando ai passeggeri lì dietro. Aiuto! Ok, signori, l'ho recuperato. Ho avuto un attimo di sbandamento per controllare che dietro si era tutto a posto. Al momento andavamo a invadere l'altra corsia. Però non è un problema, l'abbiamo recuperata. Buona così, signori. Hakuna Matata, parapa, sembra quasi poesia, parapa. Hakuna Matata, parapa, guido il camion io, parapa, lo porto a destinazione. Ci sono questi cartelli bianchi, ne ho visto più di uno al bordo dell'autostrada e non capisco cosa c'è sta scritto. Cioè, ci scrivono qualcosa e lo imbrattano. Uno che passa a 90 km orari non riesce a leggere cosa cazzarola c'è scritto. Però va bene, speriamo che non ci sia scritto strada interrotta o... attenzione, pericolo di morte, perché dico, se no non riesco a leggere un cavolo di quello che ci scrivono. Però va bene, siamo, signori, aggiornamento del viaggio. Siamo a 100 km dalla nostra meta. Arriveremo circa fra un'oretta e mezza. Il destino del tempo è soleggiato. Una buona giornata ci sta attendendo durante, ci sta favorendo per questo viaggio. A Bremen troveremo anche lì il sole. Alla vostra sinistra potete vedere campagne e alberi. Alla vostra destra potete vedere campagne e alberi. È un paesaggio molto vasto, molto vario qui in Germania. Però diciamo c'è capitato questo. Qui superiamo il BMW, signori. Sto superando un BMW, dico, da scrivere nel calendario. Col mio Renault, ammurratissimo. Perché ci sono sempre gli UFO? Li vedete gli UFO là sopra? Perché spuntano sempre gli UFO ogni tanto? Cioè, è un gioco di spionaggio questo. È passata la polizia, signori. Meno male che sto coso è ammurrato. Stavamo andando 83, solo 3 km sopra il limite di velocità e non mi hanno preso la multa. Meno male che sto coso va piano. Mamma mia, se no mi tocca via due multe in una sola partita. Non che, dico, ho fatto anche di peggio, su questo non c'è dubbio. Però... Dico, siamo riusciti a prenderne solo uno. Tra l'altro pensavo che bruciando il semaforo rosso non mi avrebbe dato la multa, e invece mi ha dato la multa. Meglio così. Bisogna rispettare sempre il codice della strada, signori. Bisogna rispettare sempre il codice della strada. Non bere quando si guida e essere soprattutto svegli. Mi raccomando. Regole fondamentali di quando ci si mette al volante. Comunque non vorrei dire, ma sono fatto troppo bravo, signori. Cioè, i primi video mi prendevo pali, sbagliavo le traverse, sbagliavo le girate, investivo macchine. Cioè, ora sono fatto troppo bravo. Cioè, dico, mancano 26 km. Non ho fatto un incidente, signori. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Sono fatto troppo bravo. Ma mi piace troppo quello specchio lì che ti fa vedere il davanti del camion. Lo devo provare al prossimo semaforo, signori, devo provare a fermarmi più vicino possibile. Mannaggia a lui, mannaggia. Che cosa avevo appena detto, signori? Non faccio più incidenti. Non faccio, sono fatto un bravo autista. Mi sono preso una macchina in maniera... questo però ci sta a rompere le scatolette, signori. Questo mo se sta facendo la passeggiata. Io devo consegnare un camion, c'ho le bibite che mi stanno... a sbintare, quindi no, guarda che mi sta risuperando, bastardo, ti ripiglio, mi sono segnato la targa, questo lo ripigliamo proprio con tutto il camion, me lo tiro sotto, signori, mamma mia, cioè assurdo, meno male che sono riuscito a rimettere dentro il camion, perché se finiamo fuori il guardrail era un gran casino. Siamo a Bremen, signori, vediamo fra quanto riusciremo a esplorarla. Fermati. Mamma mia, come ci siamo fermati, signori. Guarda, l'abbiamo circondato. E così impara a risopparsarci. Guarda come l'abbiamo bloccato. Dai, è così, è arancione. Parto prima io. Zio, levati. Ok. Guarda, se n'è andato, bravo. Ha avuto paura, ha cambiato strada. Ha avuto paura, ha fatto bene. Allora, vedo davanti a me la bandierina rossa. Quindi dirigiamoci verso... Oh, abbiamo esplorato Bremen. Bene, bella così.
sono due fotografie ai cantieri, però va bene. Ferma che c'è un semaforo rosso. Dove sta la nostra bandierina? Ok. C'è bastato bruciarlo una volta il semaforo, signori. Va bene così, va bene così. Questa volta rispettiamo le regole. Ok. Aspettiamo che scattarisci. No, mi ha bruciato in accelerazione quella macchina là. Mi ha bruciato in accelerazione, però va bene. Allora, dobbiamo raggiungere la bandierina rossa. La bandierina rossa. E consegnare queste. Quella non l'avevamo superata in autostrada. Perché mi stanno risuperando tutti? Si pigliano tutti di coraggio. Quando arriviamo in città. Quando arriviamo in città si pigliano tutti di coraggio. Allora, il semaforo è verde. Io, secondo l'antica leggenda, dovrei girare di qui. Ok. E poi girare subito di qui. Siamo entrati in maniera bella positiva, signori. Ok. Ci siamo, me lo fai consegnare? Ok, sì, te lo parcheggio io. Ormai sono fatto bravo. Dove lo devo mettere? Qua, ok. Per fortuna ce la fanno parcheggiare in maniera facile. Almeno si spera che non mi piglio un rocchettone davanti. Dai, è così. Allora, conquistiamo un poco di spazio. Ok, turnica. Vai dritto. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Cala quello che devi calare. Signori, siamo vivi, questa è tantissima roba. Viaggio eccellente, ottimo. 3 ore, 121 litri. Ok, mi danno 3.900 euro. Tondi tondi, stiamo arrivando quasi al livello. Siamo a metà del livello C, al del livello 4 per arrivare al livello 5. Va bene così, altro viaggio andato, signori. Ci avviciniamo sempre più verso la nostra meta. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale e se non l'avete fatto anche di seguirmi su Instagram e sull'altra piattaforma, quella viola, mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo, signori, grazie ancora, ci vediamo sempre qui per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!